italiano, un italiano vero. Allora, io sono molto contenta che sei qui in Chelyabinsk con noi, con tutti i ballerini, eppure io prendo interview per il mio sito followway.com. Volevo chiedere a te 3-4 domande. Prima la domanda, descriviti un carattere italiano. Un carattere italiano? Sì. Beh, cioè carattere, carattere. Il mio carattere italiano è pessimo, per esempio. Carattere italiano è tanta passione e poca razionalità. Qui siamo istintivi. Qui si parla tanto con il cuore e poco con la testa. Qualche volta esageriamo con le espressioni. Emozioni, emozionante. Però è un, a volte è un buon punto di vista. Per il ballo fa bene, perché essere emozionanti e passionevoli, istintivi, qualche volta va bene. Qualche volta dovremmo usare un po' di più la testa, per esempio me, però nessuno è perfetto. Okay. Prossima domanda. Dimmi per favore come diventare campione del mondo. Ah, non lo so, perché io non ho mai vinto. Però tu hai creato una belle coppie. Beh, ho avuto anche fortuna, nel senso che, ok, io ho studiato tanto per poterci diventare un giorno campione del mondo. Poi ci sono stati dei fattori, degli eventi che non hanno potuto crearmi questa situazione. È molto semplice, non è una situazione politica, ma semplicemente avevo 3 o 4 coppie più brave di me, quindi normale che io fossi in quella posizione lì. Chiaramente studiando tanto per poterci arrivare, non avendoci la possibilità, l'ho usato per creare e ho avuto fortuna a trovare gente come per esempio Mirko Gozzo e Michele Bonsignore, ma altre coppie che, piene di talento, che hanno sempre seguito la mia istruzione. 1 più 1 fa 2, quindi io ho messo nel mio, ma se non avevo trovato queste persone sarebbe stata dura, perché era un campione. Praticamente il suo carattere, cosa hanno che loro sono diventati così bravi? Ma io posso citare il Mirko Gozzoli, perché quelli che conoscono tutti, lui è sempre stato determinato. Io un anno gli dissi che non era preparato tecnicamente e lui si è messo a fare la base, era finalista Blackpool e si è messo a fare tutta la base per migliorare l'azione dei piedi, che non era bravissimo, quindi determinato. Sì, sì, sì. Come i russi. Come i russi, siamo così. Sì. Allora, come diventare un bravo insegnante? Questo non sono certo io a doverlo dire, perché io mi sento che sono preparato, però bravo lo devono dire gli altri, non lo devo dire io. Io faccio il mio così, mi piace lavorarmi, mi piace insegnare. Tutto il processo. Praticamente sono partendo. Sei molto con... energetico mentre che insegni. Me lo devi fare. Sempre, non fermi mai, ogni volta che ti sposti. Ma lo devi trasmettere, se tu stai lì fermo, si vede. Trasmetti quelle, le coppie, devi dare la scossa. Sì, non dormire. Okay. Quello... Ecco perché io poi alla sera sono stanco, quindi non posso fare tantissime lezioni. Con quel ritmo, sempre con queste energie dentro non riesco. Consumo tanto di più qua e anche... E non sono più giovanicello. Come pensi, perché sei diventato molto famoso in Russia? Perché ci vengo spesso. No, io 9 anni fa ho saluto la prima volta. Prima volta quando ho fatto gli europei ballavo. Poi ho cominciato a insegnare perché un certo signore, Pavel Dorokov, mi ha dato la possibilità la prima volta e mi ha fatto sentire che non tutti vengono facilmente a insegnare in Russia. Quindi mi ha detto praticamente comportati bene e io ho cercato sempre di comportarmi con il migliore rispetto per Dorokov e per tutta la Russia. Okay, siamo molto contenti che sei con noi. Anche io. Ti dico grazie mille per questo interview.
spero che ci vediamo. Volentierissimo. La prossima volta. Спасибо большое.